c'è un altro appuntamento. Allora, in questo video vediamo insieme ancora il Lenin House Basic Jazz Conception for Saxophone, volume 1, l'esercizio numero 2. Potete prenderlo, preparatelo davanti a voi e lo guardiamo insieme. Allora, nell'esercizio numero 1 abbiamo iniziato a conoscere nuovi simboli e anche a conoscere il linguaggio swing nel modo di interpretare anche la durata di alcune note. Abbiamo parlato delle crome, quando queste si trovano in coppia, diciamo, molto spesso vengono anche scritte in coppia. La prima va interpretata più lunga, la seconda più breve, più corta e appoggiata alla nota successiva. Lo abbiamo detto più volte. Allora, oggi nel numero 2, nell'esercizio numero 2, vediamo un nuovo modo di scrivere, un modo diverso di scrivere anche le crome, soprattutto quando si tratta dell'introduzione di alcuni elementi tecnici del solfeggio, come ad esempio il punto di valore. Allora, partiamo proprio dalla prima battuta dell'esercizio numero 2. Andiamo a vedere. Troviamo proprio sempre, siamo sempre in quattro quarti, come potete notare, la C all'inizio del pentagramma, come già sapete sicuramente, indica il quattro quarti. Abbiamo proprio una semiminima con un punto di valore, una croma e poi altre quattro crome. Allora, per rientrare nei quattro quarti, sappiamo che la semiminima dura un quarto, il punto di valore, come abbiamo imparato sicuramente, o come vedremo o come vedrete nella teoria musicale che studierete anche a scuola, il punto di valore che cosa fa? Prolunga la durata di una nota della metà del suo valore. Allora, se la semiminima vale un quarto, quel puntino varrà un ottavo, ovvero la metà di un quarto. Quindi quel do che trovate all'inizio dell'esercizio, nella prima battuta, varrà un quarto più un ottavo, che è appunto la metà del valore della semiminima. Un quarto più un ottavo e poi c'è il Mi che vale un altro ottavo e insieme compongono il primo e il secondo movimento della battuta. Allora, quel punto di valore lo possiamo interpretare come una croma, perché vale un ottavo, dura un ottavo, e possiamo immaginarla come accoppiata al Mi che c'è dopo, che è l'altra croma nel secondo movimento. In questo modo, se abbiamo detto che nel linguaggio swing la prima croma va interpretata come più lunga e la seconda croma più corta e appoggiata alla nota successiva, allora che cosa succede? Che quel Do deve durare tutto un quarto, tutto un ottavo e anche un pelino in più rispetto alla durata di un ottavo. Ok? Andiamo a vedere come solfeggiamo questa battuta non in linguaggio swing. Cioè, considerando le crome esattamente della durata di un ottavo l'una. Come andiamo a solfeggiarle? Solfeggiatele insieme a me. 1, 2, 3, 4. Do, mi, re, mi, fa, re, mi. Sol, fa, sol, la, fa, sol. Abbiamo solfeggiato le prime due battute. Lo rifacciamo. Ripeto, solfeggiamolo in maniera tecnica, classica, non considerando lo swing. 1, 2, 3, 4. Do, mi, re, mi, fa, re, mi. Sol, fa, sol, la, fa, sol. Ovviamente ogni battere delle mie mani indica il movimento, no? Di ogni singola battuta. Quindi quattro movimenti di ogni battuta. Adesso proviamo a solfeggiarlo con lo swing. Allora, prolungando in questo senso, in questo caso, oltre al Do, anche il punto di valore. 1, 2, 3. 4, Do, Mi, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Sol, Fa, Sol, La, Fa, Sol. Vedete che Do, Mi, Re,
Do, l'abbiamo prolungato ancora di più, e poi mi re. Il mi è molto più breve, molto più corto e si appoggia sul re. Abbiamo detto infatti che il mi rappresenta la seconda delle due crome, considerate sempre in coppia. Stessa cosa vale per la seconda battuta. Mi, sol, fa, sol, la, fa, sol. Vedete, in questo andamento sempre un po' zoppicante. Allora, andiamo a suonare insieme queste prime due battute. Mettiamo sempre il nostro metronomo pronto ad una velocità comoda, lo prepariamo sempre a una velocità comoda e suoniamo sempre col metronomo. 60. Contiamo sempre due battute fuori prima di iniziare a suonare. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Avete sentito? Così dobbiamo interpretarlo se nel linguaggio swing. Come l'avremmo suonato invece in modo classico, in modo tecnico, senza considerare lo swing. Ve lo faccio sentire adesso. Metronomo ancora 60. 1, 2, 3, 4. Nel caso della musica classica, del solfeggio tecnicamente considerato puro. Nello swing invece l'abbiamo suonato diversamente e lo ripropongo adesso. Ancora le prime due battute. 1, 2, 3, 4. Ancora una volta confermato il modo in cui vanno considerate le crome a due nella musica swing. In questo modo noi possiamo andare a studiare questo secondo esercizio facendo sempre bene attenzione a tutti i simboli che abbiamo già imparato. Vedete che nel secondo rigo abbiamo ancora l'introduzione di questo simbolo che accorcia tantissimo la nota su cui si trova. Adesso ve lo farò sentire. E pian piano lo andiamo a studiare tutto. Allora, andiamo a leggere insieme in questa velocità comoda, 60 click al minuto, tutto il ritornello. Quindi sto parlando delle prime due righe e della prima battuta del terzo rigo, dove termina il ritornello. Lo facciamo insieme. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Le cose che abbiamo fatto. Avete sentito do, si, la, si, la, sol in quel secondo rigo, come ho accorciato la nota dove c'è questo simbolo? Ecco, facciamo attenzione a tutti questi simboli insieme. Allora, nel prossimo video vi spiego bene un passaggio che c'è nelle ultime tre righe di questo esercizio e lo vediamo bene insieme perché c'è un passaggio un pochino insidioso.